Finalmente faccio il video della scroll box di settembre. Dico finalmente perché secondo me questa box si può definire la box dei ritardi sia da parte loro che da parte mia. Perché, innanzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e anche di cliccare sulla campanellina per le notifiche e di seguirmi sui social, e sotto trovate tutti i link, soprattutto Instagram, perché lì veramente posto ogni giorno. Quindi, detto questo, vi spiego cosa un po' è successo con la box di settembre. Ad un certo punto mi è arrivata una mail, tutta in inglese, lunghissima, in cui mi spiegavano che c'era stato un ritardo nella spedizione, perché praticamente nelle prime box che hanno impacchettato hanno messo due fogli da disegno anziché uno. Quindi a un certo punto hanno terminato le scorte e hanno dovuto quindi aspettare di rifornirle. E quindi ci sono stati appunto ritardi nella spedizione. E poi ci sono stati ritardi anche da parte mia, perché a un certo punto poi io mi è arrivata la box, sono partita per Monaco, sono tornata, stavo male, ero tutta raffreddata, tosse, senza voce. Poi sinceramente le cosine che c'erano all'interno non mi attiravano, quindi non ero neanche stimolata comunque a provarle prima di fare comunque anche il video. E solo ieri sera mi sono decisa a utilizzare queste cosine e a proprio impormi di fare il video, anche perché tra poco arriverà quella di ottobre, e invece mi ha sorpresa, ma non vi anticipo nulla. Un piccolo appunto sulla caramellina che era in omaggio questo mese, che è praticamente una caramellina di una marca strana, Jolly Rancher, anche, non lo so, alla ciliegia, che praticamente si è mezzo sciolta nel trasporto, quindi era tutta mezzo appiccicata alla carta dell'involucro dei prodotti, e quindi no, non la mangerò, e anzi secondo me farebbero bene proprio a eliminare questi dolcetti, perché tanto nel trasporto con i sbalzi di temperature e cose si guastano. Ma bando alle ciance e vi faccio vedere tutto quello che c'era nella scroll box di settembre e vi faccio vedere il disegno che ho fatto e cosa ne penso. Allora, io innanzitutto mi sono preparata, ovviamente, allora, questo è l'adesivo del mese, fatto così un po' appunto anche questo ad acquerello in bianco e nero, e praticamente io mi sono preparata qui il solito fogliettino che ci spiega che a settembre bisogna farsi ispirare da tutte appunto le cosine che ci sono all'interno della box o comunque tutti questi prodottini, per uscire fuori, prendere le nostre lenti di ingrandimento e guardare molto più da vicino a tutte quelle piccole forme di vita che ci circondano, e di focalizzarci soprattutto su tutti quei dettagli molto particolari che creano appunto l'insieme appunto di tutte queste piccole creature, e di immaginare che cosa facciano quando praticamente non vengono osservate, e quindi che tipo di caratteristico di personalità potrebbero avere. La tip, quindi diciamo il consiglio di questo mese della scroll box, è di assicurarsi di fare comunque degli swatch dei colori ad acqua che sono presenti in questa box prima di utilizzarli. Io ovviamente non l'ho fatto, sono andata alla cieca, sono stata abbastanza fortunata, perché i pigmenti sono molto intensi, quindi dei colori possono essere diversi rispetto a quelli che sono nei fogli, e che quindi di quello diciamo che ci si aspetta. Quindi direi questo che è il pezzo forte, lo lasciamo per ultimo. L'artista di questo mese è quella che ha creato tutta questa cosa di formiche, che è Casey Golden,
E vabbè, a me non è proprio il mio genere. Comunque c'era sia il disegno che ha fatto lei, sia anche una cartolina, che praticamente chi è che manda più le cartoline, con lo stesso disegno, come se fosse comunque una base per poter comunque poi utilizzare questi colori comunque e colorarlo, ma non credo che lo farò mai. E poi io sono stata tra quelli fortunati che hanno trovato due fogli per disegnare, e di questo sono contentissima, perché sicuramente riutilizzerò questi colori. Quindi io ne ho trovati due anziché uno, uno è quello che ho utilizzato. Praticamente di questa carta ci dicono che è la Bockingford Watercolor 300 GSM, ed è una carta bellissima inglese per acquerelli, che è fatta tradizionalmente con una macchina, una pressa cilindrica a St. Cuthbert's Mill, e è una carta comunque di alta qualità che è fatta proprio per essere utilizzata, che è fatta proprio con dei materiali appunto puri, e rispetta quindi certe caratteristiche proprio particolari, ed è ha una superficie molto che cattura comunque i colori, ed è praticamente la superficie di questa carta è fatta utilizzando dei filtri di lana che gli danno appunto questa texture casuale e caratteristica, ed è una carta fatta proprio apposta per i colori ad acqua, quindi per gli acquerelli, e che può essere utilizzata appunto da sia gli artisti provetti che dai amatori come me. E quindi ottima ottima carta, veramente l'ho provata. Poi abbiamo un pennello, questo è un pennello della marca Milan Round Synthetic Brush 611, ed è questo. Ed è questo piccolo pennello rotondo della Milan, contiene una diciamo impugnatura corta di legno, ed è praticamente un ottimo strumento per gli acquerelli, e ha un finish matte nero, e questa punta invece placcata praticamente argento, e qui questa parte metallica è fatta di nickel, che quindi dà veramente un look elegante e smaltato, comunque lucente, allo strumento. Queste setole sintetiche del pennello lo rendono molto adatto ad essere utilizzato con gli acquerelli, ma con qualunque altro tipo di cosa a base comunque di acqua. Quindi io questo non l'ho utilizzato, ho preferito utilizzare i miei aqua brush, perché ce li ho di tre dimensioni diverse ed erano più semplici da utilizzare per colorare praticamente il disegno che avevo fatto. Poi abbiamo Winsor Newton Fine Liner, e questa è una marca che abbiamo già ritrovato nelle scroll box precedenti, e questa è la punta. Allora, questo è da 0.8. Questo, allora, è una penna fine liner pen, quindi una penna punta sottile di qualità superiore, ed è e contiene praticamente una punta conica e rivestita praticamente di acciaio. Questa penna ha un praticamente serbatoio di inchiostro che è leggermente più lungo del normale,
ed è fatta al 100% con polipropilene riciclabile. E è molto confortevole nella tenuta, ed è vero, perché sembra una gomma morbida, quasi vellutata direi, e gli permette quindi anche di fare quindi una grande varietà di disegni e di sketch di qualunque tipo. E questa penna contiene un pigmento a base di acqua che non sbava, ed è vero, ed è water resistant ed è senza acidi. È vero, perché io ci ho inchiostrato il disegno, poi ci ho passato sopra i pennelli bagnati e non ha per niente sbavato. Questo inchiostro permette quindi di dare vita, praticamente, essendo appunto fantastico, ai vostri sketch. L'unica cosa è che ha la punta comunque abbastanza grande, quindi non è, secondo me, adattissimo per i dettagli, non è così sottile come potrebbe sembrare, e infatti ci ho fatto i bordi e sono venuti belli intensi. Poi abbiamo una matita, ma questa volta abbiamo una matita che è bellissima, poi staccherò anche questo adesivo, una matita di queste automatiche che io non uso mai, praticamente preferisco molto di più le matite tradizionali, mi piace temperarle, mi piace vedere che finiscono, però questa non è niente niente male ed è da 0.5. Questa è la Pentel Orange Mechanical Pencil. Questa penna, questa matita meccanica speciale, contiene un sistema antirottura one click, quindi una pressione, che ha un rivestimento praticamente di piombo particolare che si ritira quando praticamente la punta si consuma. Quindi questo significa che continuerà a disegnare senza però bisogno, senza comunque necessità quindi di sottoporre comunque a stress appunto la testina. E praticamente questo sistema di protezione della testina, perché infatti non so se si può notare, fuoriesce proprio la parte appunto metallica, fuoriesce da qui, faccio vedere, qui praticamente fuoriesce la parte metallica e un'altra volta che si preme esce poi la matita, e basta fare così e si ritira il tutto e quindi non è tutto più protetto. E questo praticamente evita anche problemi durante l'uso. Questa penna Orange può anche scrivere in qualunque appunto angolazione senza nessun problema, perché comunque questa parte appunto che fuoriesce non va comunque a interferire con la carta, ed è vero. E quindi questo è molto facile e comoda da utilizzare. Questa penna meccanica dovrebbe appunto rivoluzionare i disegni, il modo di disegnare, e inoltre contiene, se non lo leggevo, se non l'avessi letto non l'avrei scoperto, contiene anche una gomma nascosta qui nel cappuccetto. E poi passiamo al pezzo forte. Il pezzo forte della Scroll Box di settembre sono questi fogli di acquerelli della marca Viviva, e questi sono qualcosa di fenomenale. Praticamente, adesso vi leggo la descrizione, poi ve li faccio vedere nel dettaglio. Il momento migliore per essere creativi è quando praticamente assistete a un bellissimo tramonto o state seduti in un bar, in un caffè pittoresco, in una strada piena di vita. Sfortunatamente l'ispirazione però non sempre aspetta il momento giusto del giorno e
molto spesso qualche metodo di pittura, i metodi appunto di pittura sono caotici, sono scomodi da poter appunto utilizzare fuori casa. Viviva, questi fogli di colore appunto di acquerelli Viviva sono invece il sistema di acquerelli più facile e più semplice per poter appunto dipingere quando si è appunto fuori casa, quindi per strada. Ogni foglio è fatto con un aciamostrato super saturo di colore depositato sulla carta. Ci sono 16 intensi e vibranti colori da cui appunto scegliere e non c'è nessun problema, quindi non bisogna preoccuparsi di creare macello. Semplicemente prendere questo appunto set molto leggero, molto sottile di acquerelli e il pennello comunque pitturare, e sarete in grado di creare ovunque volete e ogni volta che volete le vostre, insomma, i vostri disegni. Allora, praticamente questo è il set. Qui trovate praticamente i foglietti in cui appunto trovate le tonalità che vi servono, e qui praticamente ci sono appunto delle, appena si apre ci sono le istruzioni, ma è molto semplice. Più che altro loro vi consigliano appunto di fare comunque degli sketch, poi vi faccio vedere il motivo. E praticamente questi sono i fogli, quindi ogni colore ha poi il nome. E loro qui vi dicono anche di poter utilizzare appunto questa parte dove c'è il nome per fare degli swatch. C'è poi il foglietto protettivo tra un colore e l'altro. Questi appunto sono i colori, questi sono quelli appunto che ho utilizzato io. La cosa che mi ha sorpreso, allora, i verdi purtroppo non li ho utilizzati, se no più o meno gli altri li ho utilizzati un po' tutti. La cosa strana è che ci sono praticamente, quali sono? Questo è un blu ed è quello che ho utilizzato per i capelli, poi ve lo faccio vedere, e questo è il viola, che io, cioè, non avendo letto sotto i colori, li avevo presi per quello che sono. Io vorrei farvi vedere, spero che si vede, quanto sono proprio brillanti questi colori, sono fantastici. Questo per esempio, che sembra più un verdolino, è un nero, e i colori sono veramente bellissimi, brillano proprio. Bellissimo è questo, è il gold ochre, quindi l'ocra dorata è bellissima. Ora, e praticamente poi qui in fondo, a parte i loro social, c'è anche una parte qui dove si può attaccare con l'adesivo quest'altro foglietto, tipo appunto così, e questo può essere utile per fare gli swatch dei colori e per trovare comunque la tonalità che si desidera. Ho trovato questo set veramente molto molto bello e vorrei farvi vedere quanto sono brillanti i colori. Praticamente l'argomento del mese era feeling buggy, quindi a me il fatto di pensare agli insetti ha fatto subito pensare alla Ladybug, quindi questo mese il disegno è veramente molto nel mio stile. Allora, vi faccio vedere come i contorni neri sono veramente neri, perché quella penna non è molto molto sottile, quindi per fare questo è veramente molto adatta. Questo è l'azzurro, che sembrava invece un violaceo, e questo appunto è il viola. Guardate quanto è bello questo, l'ocra dorato. Questo è bellissimo, è veramente bellissimo. Io spero che in videocamera renda quanto appunto sono belli questi colori. Il nero purtroppo è un grigiolino, ci ho passato, ripassato, ma insomma è un grigiolino. Però a parte questo, questo è il disegno che ho fatto io e mi sono veramente divertita tantissimo a colorare, proprio perché
cioè nemmeno i marker che ho hanno dei colori così brillanti, quindi sono contenta che mi sia arrivato un foglio doppio, perché sicuramente lo utilizzerò per fare subito un altro disegno, perché mi è piaciuta troppo. Quindi questa è la scroll box di settembre, io spero che vi abbia incuriosito e che soprattutto vi abbia incuriosito questo set di acquerelli, che poi alla fine è la cosa più particolare della box. Vi ripeto come si chiama il sito, comunque questi colori si chiamano Viviva Color Sheets, e cercatelo insomma anche su Instagram, ed è veramente qualcosa di fenomenale. Sono facilissimi da utilizzare, facilissimi anche da sfumare con i water brush, cioè sono bellissimi e come avete visto sono veramente molto molto brillanti. Quindi non vedo l'ora di fare il prossimo disegno, perché voglio assolutamente utilizzare i verdi che non ho utilizzato. E quindi niente, io spero che il mio video vi sia piaciuto, vi sia stato anche utile, e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao!